Benvenuto in questa lezione. Andremo a vedere oggi un passo specifico di Elegua. Nell'afro, quando parliamo di passi, tante volte dobbiamo intendere che prendono il nome dal toque, ovvero dal suono, oppure dal canto. In questo caso, la lumbancé è un suono ed un passo specifico di Elegua. Andiamo a vedere la postura e la coordinazione del nostro movimento. Ti ricordo che nell'afro andiamo a dividere il nostro corpo in tre parti, quindi dalla cinta in giù, dalla cinta in su e quello che saranno poi la gestualità delle mani e delle braccia. Andiamo a vedere. Ci portiamo sempre con i nostri piedi in posizione parallela e manteniamo il nostro peso verso la terra, in modo tale che da qui potremo andare a fare il nostro molleggio e diventerà E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4. Ora, la coordinazione delle nostre braccia sarà sempre nella preparazione davanti a noi al nostro E. Quindi avrò una preparazione all'E, porto avanti le braccia e preparo il mio molleggio. Di nuovo, 5, 6, 6. E adesso nel tempo 1 andrò a riportare indietro le braccia, ruotando le spalle indietro e ancora andrò a fare il mio molleggio. Di nuovo, 5, 6, 7. E 1, E 2, E 3. E 4, E 1, E 2, E 3, E 4, E 1, E 2, E 3, E 4, E 1, E 2, E 3, E 4. Andiamo a vedere ora con la nostra prima base che è la lumbancé. Partiamo con il nostro piede destro e andremo a fare 5, 6, 7. Preparo 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e do e 3 e qua e 1 e do e 3 e qua e 1 e do e 3 e 4. È importante, come ti dicevamo prima, mantenere il molleggio costante, la proiezione del tuo peso sempre rivolta in avanti e la coordinazione delle braccia, che sarà sempre in preparazione all'E e sviluppo nel tempo. Per quanto riguarda la nostra partenza, ora andremo a spiegarti come suona il tamburo all'interno di questo suono. Quindi avremo una preparazione che è Conco Kim Pa. Quella preparazione sarà la nostra chiamata per entrare poi con il passo nel Pa, 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 Conco Kim Pa e Pa e Pa e Conco Kim Pa, quindi avrai sempre un giro di 4. Per avere maggiore consapevolezza di quelli che sono i suoni che andremo ad utilizzare all'interno di questo primo videocorso, abbiamo realizzato all'interno della nostra Academy un videocorso specifico con un percussionista che ti aiuterà a comprendere come vengono divisi i suoni e come suonano i tamburi all'interno di ciascun suono. Ora andiamo a vederlo con il suono. Thank you.
Utilizzando lo stesso passo andremo invece a vedere le varianti sulle nostre diagonali. Ci prepariamo. Partiamo sempre con il nostro piede destro e inizieremo la nostra diagonale sinistra. Quindi nella preparazione sempre con le nostre braccia al E in avanti. Quindi diventerà con co kin pa e un e do e tre e qua. E un, e do, e tre, e qua, e un, e do, e tre, e quattro, i un, i do, i tre, e qua, e un, e do, e tre, e qua, e un, e do, e tre, e quattro. Sempre con questo stesso passo posso andare a creare la variante del giro. Quindi andremo a vedere in preparazione al nostro E per andare a fare passo e mi giro per ritornare di nuovo nel centro. Andiamo a vedere ancora solamente questa parte, quindi ci portiamo nella nostra preparazione sempre sulle due linee parallele, braccia in avanti e vado a caricare il giro. Passo con il destro, ritorno sul sinistro e di nuovo mi riporto nel centro con il piede destro per andare a farlo dall'altra parte. Quindi preparazione con le mani in avanti, avanti con il sinistro, ritorna peso sul destro e nel centro di nuovo portando in chiusura il mio piede sinistro. Ripeto, di nuovo dal giro 7 e 1 e do e 3 e ancora e 1 e do e 3 e qua e 1 e do e 3 e 4. È importante che nell'esecuzione del passo tu vada a scaricare completamente il peso sul piede che porti sulla tua diagonale, ovvero ci prepariamo sulla nostra diagonale, faremo E 1 scaricando completamente il peso sulla gamba che portiamo avanti e mantenendoci invece in mezza punta con il nostro sinistro. Questa posizione, come abbiamo già visto nel corso di propedeutica, è la posizione aratro. Da questa posizione andremo a terminare il nostro giro, quindi porto il peso sul sinistro e mi riporto in posizione parallela. Stessa cosa alla nostra destra, quindi preparazione, scarico il peso, riporto il peso sulla destra e scarico. Un'altra cosa molto importante è pensare di scavalcare, quindi di alzare leggermente il nostro piede per dare quel senso di scavalcare qualcosa. È un passo che Legua lo utilizza tantissimo ed è proprio una sua caratteristica. Ora andremo a vedere invece un'altra variante che in realtà è il passo specifico, quindi il passo lumbancé. Andremo a vederlo ed è un passo che utilizzeremo per avanzare. Partiamo sempre con il nostro piede destro e la preparazione delle nostre mani in avanti. Con co kin pa. E 1 e 2 e avanzo e ritorno. Di nuovo. 5 6 7 e 1 e 2 e 1 2 3. Ancora. 5 6 6 e 1 e do e 1 do 3. Lo stesso identico passo lo andiamo a fare con il nostro piede sinistro. Con co chi pa e 1 e do e avanti per tornare di nuovo. 5 6 6 e 1
e 2 e 1, 2, 3. Questo passo lo possiamo cantare anche per aiutarci a tenere a mente il suono della lumbancè e lo andremo a cantare in questo modo. 5, 6, 6. E alla lun, alla lun, alla lun, ban, c'è. Di nuovo. 5, 6, 7. E alla lun, alla lun, ban, c'è. Ora uniamo la base partendo con il nostro destro e poi con il nostro sinistro. Con co kin pa e un e do e un do tre e un e un do tre. Di nuovo. 5 6 7 e 1 e 2 e 1 2 3 e 1 e 2 e 1 2 3 con cochin pa e 1 e 2 e 1 2 3 e 1 e 2 e 1 2 3 e 1 e do e 1 do 3 e 1 e do e 1 do 3. Ora andremo invece a vedere tutte le basi unite tra di loro per poi farle con la musica. Con co kin pa e un e dos e tre e qua e cin e sei e se e diagonale e un e do e tre e qua e cin e sei e sette con il giro e un e do e tre e qua e cin sei sette lumbancè e un e un do tre e do e un do tre e un e dos e tre e qua e cin e sei e se e diagonale e un e do e tre e qua e cin e sei e sette con il giro e un e do e tre e qua e cin sei sette lumbancè e un e do e un do tre e un e un do tre e un e dos e tre e qua e cin e sei e se e diagonale e un e do e tre e qua e cin e sei e sette con il giro e un e do e tre e qua e cin sei sette lumbancè e un e do e un do tre e un e un do tre. Thank you.
Molto bene. Allora, ricordati una cosa importante, che chiaramente sono movimenti abbastanza complessi e vanno ripetuti. Ci vediamo nella prossima lezione.